Mio? Metti il blu, sì, scegli dove mettere il blu. Devo aiutare nei santi. Ma è un bomber! Cazzo che bomber! Vai! Vai, vai! Vado io anche, basta! Vai! 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 Andiamo! Vai! Sui tetti, perché il titolo della canzone era dei tetti. Il Reale è un gruppo che praticamente sognava di fare una band rock and roll, ma senza regole, senza limiti. Hanno cominciato a drogarsi, sono diventati tossicodipendenti e non sono mai riusciti a diventare famosi. Nel momento in cui hanno toccato il fondo, hanno capito che c'era bisogno di risollevarsi, hanno incontrato Gesù. Si sono convertiti e sono diventati una delle prime rock band cristiane. Loro fanno, questa è una canzone che ci serviva per il tema di oggi, ma loro fanno rock cristiano. E il testo della canzone dice semplicemente questo, che nel momento in cui ognuno di voi incontra il Signore, nel momento in cui state giù e gridate aiuto al Signore, il Signore vi trasforma e vi mette una gioia e una felicità. Lo so, tu dici sì, bella, è tutta teoria questa. No, no, no. Però nel momento in cui veramente il Signore vi tocca, succede come Reale. Viene voglia di gridare sui tetti che esiste l'amore vero. Perché vivete di un amore che vi dà quella gioia che nessun altro vi dà. Quindi il messaggio che sostende, vi vuole dare è questo. Che un giorno anche voi andrete in giro per il mondo a gridare l'amore di Gesù. Detto questo, buon proseguimento del cammino. Saprete che in un momento abbastanza importante della sua vita, cioè mentre era sulla croce, Gesù ha gridato sette frasi che devono essere molto importanti se in un momento così decisivo Gesù ha scelto di gridarle, no? Stamattina, che ne so, noi abbiamo gridato parecchio quando ha cominciato a piovere e siamo dovuti scappare da Velletri per venire qua, no? Cioè nei momenti importanti uno grida quello che è importante. Allora noi che cosa facciamo adesso? Ci mettiamo in fila indiana, un po' più indietro. Le frasi che Gesù ha gridato sono qui nelle mie mani, scomposte però, in disordine. Bisognerà che ognuno prenda un foglio e con una molletta appenda la parola su un filo, in modo da ricostruire queste sette frasi che poi sicuramente avete sentito. Magari piano piano, con coraggio. Nome? Ilaria, sei pronta? Vai. Guarda, se pensi che va qua, se no ti metti un altro figlio. Ma che sta a fare? Che sta a fare? Ci fa, mi dai te a me, non stai a mettere quello. Io ti dico, oggi, sarai nel paradiso, qualcosa del genere. Vai, fai in giro, Sofia, fai in giro, guarda che. Ho sete, magari. Magari è ho sete, ragazzi. Ho sete. Meraviglioso. Non si è tolto la giacca. C'era lui la moneta. Madre. No, senza padre qua, leva padre, è da zio. Padre, nelle tue mani consegno. Padre. Datelo di qua, scusate, siamo di qua. Di qua. Padre, giù. Ma qua abbiamo fatto. Oggi sarai con me nel paradiso. Con me? Perché non sanno quello che fanno.
Dio mio, perché Dio mio, Dio mio? Benvenuti! Come si chiama questo stand? Bene! Allora, in questo momento, se vedete che facciamo? No! Dolore che noi abbiamo dentro e che vorremmo tirare fuori e gridare al mondo. Ma quindi ognuno di noi decide se guardare le foto che sono uguali, nella casa, nella scuola o in chiesa, e scegliendo tra queste foto quella che più mentalmente, non le dovete prendere, quella che più gli ricorda il suo dolore, scrive su un foglietto con una penna il suo dolore. E poi vi dico l'altra parte dello stesso, perché proseguirà ancora. Ma le dobbiamo leggere dopo. Guardando le foto, se c'è qualche foto che ti suscita un dispiacere, un dolore, sì, e quello che ti suscita è un grido che tu vuoi dare, come dire, perché questa cosa non vorresti che ci fosse, lo scrivi. Ho scelto questa foto perché si rappresenta la scuola. E tu scrivi perché vuoi gridare contro la scuola o per la scuola, o contro i compagni, o contro chi? Allora, tu guardando le foto, se c'è qualche foto che ti piace, che ti colpisce, che tu dici, ti colpisce, che ti suscita, ti ricorda un dolore, una situazione spiacevole, un momento, che ti posso dire, può ricordare una persona che sta così, può ricordare a me che sto lì a piangere, può ricordare un momento che sto da solo, può ricordare... Se una foto ti suscita un dolore, un qualcosa che tu proprio vuoi dire, questa cosa non mi piace, non ci sto, non la voglio, e tu devi scrivere che cos'è. C'è un grido, è come dire il grido che c'è dentro, scrivilo su quel foglio di carta. È una cosa bellissima questa, eh? Fatela bene, non è una cosa vostra. E la scrivete, la chiudete e la mettete lì dentro, quindi solo voi lo sapete. Per esempio, queste foto nessuna ti suggerisce nulla? Che ne so, guarda, voglio dire, qui c'è un palloncino con sta faccia triste, qui c'è questa persona in questo tunnel che sta lì pensando, non lo so, che ti può suscitare. Non so, magari questa o quella che ti da buca qualcuno. Un qualcosa che ti suscita, se ti suscita un dolore può essere anche, che ne so, guarda quella foto che si vede una persona quasi che sta là dietro, si intravede. Che sta là, perché? Cioè, quasi fosse prigioniera. C'è qualcosa che ti suscita? Poi potrebbe essere anche, che ti posso dire, la foglia all'autunno a me mi suscita un grido perché vorrei sempre una bella stagione. Cioè, poi quelle sono cose personali, capito? Questo è l'ambito della parrocchia, quindi la fede c'è qualcosa che ti emargina, quindi volete quella sta col cappello a pagina. Semplicemente gridare quanto è bello che è Gesù. Oggi è caldo, adesso è caldo. Come ti chiami tu? Giulia? Io, Noemi. Voi che parrocchia siete? Parrocchia Priscilla. Ma tu? Sì? Priscilla, qui è Priscilla. Ah, proprio con dove sei sempre Don Antonio? Io ho scritto qualcosa che fa ridere. Va bene, ognuno scrive, questa l'importante è che è una cosa seria, bisogna farla in modo serio, poi se quello che hai scritto va bene, lo sai tu. Allora, ascolta, tu devi capire, cioè, va bene, quello che sai va bene, quello che hai scritto.
ragazzi, mettetevi tutti qua, vi conviene alzarvi perché adesso dobbiamo fare una cosa che è proprio... bisogna essere in piedi. Attivi. Lasciate gli zaini qua. Bravi. No. Ah sì? Qualcosa di fisico? Soprattutto! Adesso! Ragazzi, venite! Ragazzi! Tutti qua, Carlo, Davide! Ragazzi, lasciate un attimo gli zaini qua! Posa lo zaino, Davide! Posa lo zaino, perché adesso c'è qualche cosa legata... Vedete quel prato laggiù! Vedete quella zona? Andiamo a correre, dai, Fra! Aspetta, aspetta! Pronti, partenza, via, andate, poi tornate, via. Vai. Anche della scuola, essere promosso, i compagni che ti danno fastidio. Ma fino a dove arrivano, mo? Però è forte perché hanno colto in parte, cioè non è... Vabbè. Sì, sì. È un'età drammatica. Sì, però secondo me gli altri gli fanno anche capire che l'hanno persa. Infatti no, non lo dicevo in termini, infatti sì. Quindi, per cui capace che loro sono grande adesso per arrivare fino a... Sì, sì, infatti. Tanto per correre. Però intanto però, sono esatto, sì, sì. Comunque questo poi gli è dato. Sì, sì, è vero. Potuto, no? Infatti è bella sta cosa comunque. Facciamo scrivere sulla mano una parola di consolazione, una frase di quelle che trovano lì e poi gli spieghiamo che loro possono offrire tutto al Signore e che nella preghiera devono gridare a Dio e che Dio li ascolta, li consola e li rassicura e che perderemo tutti i loro dolori all'altare. Bella sta cosa, con queste cose bisognerebbe farle proprio trasformare nel catechismo perché spesso rimaniamo un po' su ambiti, capito? Bello. Torneranno o devo andare a chiamarli? Quando tornano un po' più lenti. Ritornano, sì. No, ecco, corrono, corrono. Eccoli, eccoli, allora lì per il Signore possiamo gridare il nostro dolore. Il Signore ci ascolta, il Signore ci consola, il Signore ci sta vicino e vuole che noi parliamo con Lui nella preghiera, gli chiediamo quello di cui abbiamo bisogno. Il nostro dolore, ti chiediamo di consolarci e di trasformarlo in gioia. Per questo porteremo tutti questi cestini con tutti i nostri dolori all'altare oggi a messa e chiederemo al Signore di darci la gioia. Grazie per essere stati in questo stand. Buona... Ecco le girls. No, no, giratevi tutte, tutte fate no! No! Troppe attenzione. A posto. Grazie. Le girls, eh? Allora, ragazzi, tutti qua, dire qua dove sta lo stand, per favore. Guarda il fondo! Eccola! Di cosa parliamo qui? Come si chiama lo stand? Grida. 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 Grida e grida. E tutte e due nella stessa parola. Quando è che si sgrida qualcuno? Venite un po' più vicino voi. Quando è che si sgrida qualcuno? Quando si comporta male. Quando si fa qualcosa che non va bene, di sbagliato. Bravi. Allora, che cosa facciamo? Qui parliamo delle ingiustizie. Sapete cos'è un'ingiustizia? Sì. Bene, ci vediamo, non vi chiediamo che cos'è. Allora, sicuramente avete visto, sentito, anche vissuto qualche ingiustizia qua nella vostra città già, no? Vedi, tutti sì. Ok.
Adesso questo è il momento in cui potete gridarla questa ingiustizia, cioè non gridarla a voce, ma dire questa cosa secondo me non dovrebbe esserci nel mondo, per un mondo più bello non dovrebbe esserci, non dovrebbe succedere. Quindi quello che vi chiediamo, allora concentratevi solo sul cartellone verde che è del colore della vostra spilletta, quindi solo su questo verde, gli altri non li guardate. Che cosa dovete fare adesso? Vi diamo dei fogli che sono numerati, in ognuno scrivete un'ingiustizia e due alla volta la posizionate in uno dei rettangoli, solo una per ogni rettangolo, e avremo, quindi vi dividiamo in due fogli che vi passerete, prendete in ordine il numero di numerazione. Ingiustizia alcune persone. Scusa. Vai. Ma se la Juventus è ingiusta, no? Perché? Perché ci sarà un altro foglio, plausibilmente, corrispondente, con lo stesso numero, e voi dovete, vi chiediamo di pensare a una soluzione al problema che è riportato sul dato foglio. Ascoltate, ascoltate che ve lo spiego. Ascoltate che ve lo spiego. Quindi una volta pensata la soluzione la scrivete su questo foglio e la ponete nel foglio corrispondente accanto al foglio, al numero che avevate. Andiamo da seconda. Sicuramente tutti sapete cos'è il fitness, è attività fisica, attività sportiva a tempo di musica, quindi la musica ci serve per tenere il tempo, per darci un ritmo e per mantenerlo. Allora, la posizione che vi chiedo di assumere è quella di ordine sparso, ma non troppo, e tenete tra di voi una distanza di sicurezza, più o meno corrispondente alla lunghezza delle vostre braccia, in modo da non darvi urti tra di voi. Iniziamo con un bel respiro, prendo tutta l'aria che riesco a prendere e la butto fuori. Ancora, riempi i polmoni di ossigeno, la butto fuori, ancora un bel respiro. E con le gambe divaricate. Fuori le punte dei piedi come Charlie Chaplin, sulle ginocchia. Ruota il busto. Insieme le braccia. A questi ragazzi gli faccio proprio il primo piano, guarda. Mi sistemo i capelli. Antipatico, è lo schifo.